Ciao cari amici del progetto Roscadius. Oggi siamo qui su Fedora per il secondo appuntamento con una programmazione in C. Quindi abbiamo il nostro include che include librerie di input e output. Poi abbiamo messo la libreria limits per mostrare appunto quali sono il range di valori che i tipi, in questo caso gli interi consegno, hanno. Ma andiamo al primo programma. Allora, il primo programma abbiamo creato un vettore di tipo intero, l'identificatore è nome e ha 25 caratteri. Abbiamo stampato video come ti chiami, terminando la stringa con slash n che sta per new line, cioè vai a capo. Poi abbiamo inserito la nuova istruzione che si chiama scanf e serve per leggere da tastiera il dato. Inizia con un parametro che significa stringa. Leggi la stringa nome. Poi a capo abbiamo messo stampa, benvenuto, virgola stringa, che è il nome che inseriamo. In questo caso sarà il mio nome. Attimino, che puliamo. Facciamo clear. Ok. Istruzione per l'esecuzione del programma è questa qua. GCC, che è il compilatore del C, meno O, che serve per realizzare il file oggetto. Lo crea sulla seconda lezione, che è il nome del file, preso dal file seconda lezione.c. Se va tutto a buon fine, non dà errori. Ecco. Poi per eseguirlo, leggiamo i file che sono nella cartella. Quelli in verde sono i file eseguibili, che vengono eseguiti con punto backslash nome del file eseguibile. Mandiamo in esecuzione, dice come ti chiami? Pancrazio. Andiamo in via, siccome ho scritto molte cose prima, dice benvenuto Pancrazio. Ho messo slash up perché poteva essere anche una ragazza che poteva scrivere o una donna che poteva scrivere il proprio nome, quindi benvenuto, benvenuta. Poi dicevo, ho inserito un po' di dati e vediamo come si utilizzano. Allora, innanzitutto i dati che ho inserito sono delle variabili, hanno un tipo short, un nome, numero piccolo. Li abbiamo inizializzati, cioè abbiamo dato un valore, in questo caso 10. Poi ho inserito int, che è un tipo intero, long è un tipo intero più ampio, diciamo che prende più spazio nella memorizzazione. Poi sotto ci sono i numeri a virgola mobile, o numeri decimali. Ho messo pi greca, anche se pi greca è una costante, ma la vedremo la prossima volta. La costante. Possiamo mettere anche così const e la rendo costante. 3,14. Poi c'è double, ho messo ad esempio bilancio, un'azienda sta calcolando il bilancio ed è in attivo magari di 1234 euro, 450, vabbè, sarebbe così perché vanno a centesimi. Oh, ok. Poi c'è tipo boolean che accetta valori vero o falso. C'è una logica che si chiama logica booleana o aritmetica booleana, che gioca proprio sul valore di verità, che vale 1 o 0. Poi c'è il tipo carattere,
al carattere abbiamo assegnato A maiuscolo. Il carattere viene utilizzato anche come numero minimo degli interi. Ok. Che praticamente va da 0 se utilizziamo i caratteri senza segno, va da 0 a 255 valori. Per esempio, se dobbiamo memorizzare l'età di una persona, non conviene utilizzare int e utilizzare 4 byte, ne basta uno e utilizzare char. Allora, guardiamo questa istruzione che ci dice il massimo e il minimo che il numero char può contenere col segno. Col segno si divide in due, c'è la parte negativa e una parte positiva. E lo 0 sta in mezzo in pratica. Apriamo l'attività, ecco qua. Quindi ci conviene memorizzarlo in una variabile di tipo char. Per consumare meno memoria, anche se dobbiamo mettere 1 milione di dati con l'età, avremo 1 milione di byte, non avremo 4 milioni di byte. Quindi, utilizzando meno memoria, lavorerà più efficientemente il processo di esecuzione. Ok, dicevo, i tipi che abbiamo inizializzato qua, qui abbiamo effettuato la stampa. Ho scritto qua che possiamo chiamarlo sia assegnazione che assegnamento, è la stessa cosa. Quindi, per stampare i tipi char e short si usa percentuale HD, numeri interi normali con la D, cioè decimal sarebbe. Invece quelli grandi con LD, qua mi sono dimenticato, e lo mettiamo. Salviamo. Salviamo. Sostituisci. Facciamo una rapida compilazione. Come ti chiami? Mi chiamo PC, sarebbe Pancrazio Carbotti. Ok, come vedete i dati sono gli stessi. Ok. Allora, eravamo arrivati al bilancio numero con la virgola. Si usa float, la F. Per i long abbiamo detto LD, cioè long decimal. Poi anche per i numeri booleani si usa la D, decimal. Invece per i caratteri si usa C. Per le stringhe si usa S, come abbiamo visto all'inizio. Le stringhe sono un insieme di caratteri e quindi va stampato in quel modo. Poi, come vi ho detto prima, ho stampato il range dei numeri interi con segno. Char, gli short, gli interi e i long. Vediamo quanto sono grandi. Allora, ok, andiamo giù. Caratteri vanno da meno 128 a 127. Tagli qualche cifra, da meno 32.000 a più 32.000 circa. Gli interi da meno 2 miliardi a più 2 miliardi e i long a un numerone che è meno 9 trilioni a più 9 trilioni, eccetera. Anzi, per vederlo bene bisogna ampliare qua. Come vedete. Ok, questa era la lezione di oggi, la seconda lezione sul linguaggio C. Spero di esservi stato utile.
Se vi è piaciuto questo tutorial potete mettere mi piace, potete iscrivervi al canale, potete segnare la campanellina per avere le nuove notifiche, commentare, 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 andare nella parte info del canale dove troverete i nostri social network. Se volete farci di qualche donazione, andate su PayPal, Patreon e quando facciamo gli stream su Streamlabs. Un bacione da Pancrazio e dal progetto Schedius. Ciao! Intanto chiudiamo la nostra Fedora, chiudi qua e bye bye, spegni.